Ivan, è giusto che il primo gol ufficiale in campionato lo segnasse il capitano del termo? <ride> no, no, vabbè, fa piacere ovviamente far gol, però mi spiace che potevamo, potevamo fare meglio, magari portare eh, un posto in palio pieno a casa, magari non prendendo subito gol appena, appena fatto abbiamo preso subito il gol. Quindi... Quello è stato un peccato, perché magari non prenderlo subito. Potevamo, passando i minuti, si poteva portare a casa, magari. Che fosse un gol liberatorio lo si è capito dalla tua esultanza. Hai fatto 70-80 metri di campo per andare nel settore dei tifosi del terra? Sì, certo, anche perché penso di mercoledì e tanti tifosi che vengono e ci seguono, e penso è il minimo. E... Fa piacere comunque vederli, ci seguono sempre, dare il minimo penso andare, andare da loro e, e condividere la mia e la nostra gioia. Il tuo gol, ma parliamo un po' del gol dell'Imolese, che cosa non ha funzionato su quel calcio d'angolo? Semplicemente la marcatura, Mi eh, abbiamo perso la marcatura e okay. fatto gol, nulla di, di che. Ognuno ha <ride> le marcature purtroppo... Capita, ma non doveva capitare perché appena fatto gol, ripeto, dovevamo alzare un attimo l'asticella di attenzione, di concentrazione per, per non prenderlo. Eh, purtroppo non è andata così. Eh, nel primo tempo ho duello con gli attaccanti dell'Imolese ti abbiamo visto anche prendere un colpo. Come stai? Eh, ho preso una bella botta sulla caviglia, mi è salito sopra mh, attaccante. Niente, un po' gonfio. Adesso ho fatto un impacco e vediamo. Speriamo di recuperare il prima possibile. Comunque c'è il Gubbio domenica, quindi subito, pochi giorni si fa il, il massimo per recuperare subito. Una settimana rosso blu San Menedetese in Molese. Adesso arriva il Gubbio. Zichella ha detto: Sono certo che i ragazzi daranno tutto per regalare al pubblico la prima vittoria stagionale. Ma, no, certo, noi. Vogliamo e ci stiamo mettendo tutta. È un percorso di crescita che stiamo facendo. Dobbiamo crescere ancora tanto, come ha detto il mister. Speriamo di regalare la prima vittoria al nostro pubblico, che se lo meritano.